Oltre 14 milioni di euro per altrettanti interventi in programma in 10 comuni della provincia di Pistoia, un finanziamento che arriva dalla regione Toscana per complessivi 111 milioni di euro da parte del CIPES, il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e lo Sviluppo Sostenibile. Gli interventi finanziati, tutti per opere con progetti immediatamente cantierabili, riguarderanno da un lato scuola e cultura, dall'altro tutela del suolo, messa in sicurezza del territorio e riduzione delle emissioni. A Pistoia, disco verde del Ministero dell'Interno anche per il finanziamento delle opere di rigenerazione urbana del quartiere di San Lorenzo, uno degli 8 progetti presentati dal Comune di Pistoia in ambito PNRR per un totale di circa 20 milioni di euro. Sì, questo è frutto della capacità di progettazione che l'amministrazione ha. Ringrazio i miei uffici, gli assessori, i miei collaboratori. Sono soldi che arrivano per la saletta Gramsci, per la villa di Scoglio, che per noi è importante, ha sede la scuola di musica. Lì ci vanno centinaia di ragazzi, quindi la sicurezza, il decoro è importante. Ma anche il progetto di San Lorenzo, che cuba 20 milioni di euro, riqualifica una parte del centro storico lasciata, ahimè, abbandonata negli anni. Ci sono edifici storici importanti e possono avere funzioni pubbliche, come il chiostro di San Lorenzo, tutto il convento di San Lorenzo, Sant'Anzano. C'è Villa Benti, che è di nostra proprietà, che da quando è stata chiusa è stata lasciata al degrado, e recupereremo importante due scuole che sono le Frosini, che ho dovuto chiudere perché nessuno aveva fatto manutenzione nel 2017 dopo le verifiche sismiche statiche, quindi per me è un orgoglio restituirla alla città, e anche il Melograno, dove costruiremo un progetto 06, quindi un quartiere che cambia, si rinnova nel cuore della città.